ha effetti fisici e psichici. L'uomo e l'ignoto, Armenia, primo volume, Elisabeth d'Espérance, 1852-1919. Famosa medium inglese, capace di produrre una medianità a effetti fisici e psichici. Fin da bambina rivelò doti paranormali e a 20 anni cominciò a tenere sedute medianiche nel corso delle quali si materializzavano interi fantasmi. Leggendarie, le materializzazioni di fiori e piante, alte fino a 2 metri, eseguite in piena luce. La d'Espérance non aveva una trance completa, ma rimaneva di solito sveglia. Fu studiata da vari ricercatori, tra cui Aksakov, il quale testimoniò che quando si materializzavano i fantasmi, il corpo dello strumento si smaterializzava in parte o anche interamente. La d'Espérance descrisse la propria vita nel libro Paese dell'ombra. Parla così dei suoi fantasmi materializzati. Appena sono entrata nel gabinetto medianico, la mia prima impressione è di essere coperta di tele di ragno. Poi sento che l'aria è piena di sostanza, è una specie di massa bianca e vaporosa, quasi luminosa come il fumo di una locomotiva. Si forma dinanzi al mio addome. Dopo che questa massa si è agitata e scossa in ogni modo per alcuni minuti, spesso per una mezz'ora, si ferma all'improvviso e da essa nasce d'un tratto un essere vivente accanto a me e altrove. Mi sembrava di sentire dei fili sottili che erano tratti fuori dai pori della mia pelle. La d'Espérance appartiene alla prima parte del progetto spiritico, quando i maestri immateriali dovevano scuotere l'attenzione della gente con i fenomeni fisici. Adesso è tempo di insegnamento. Nota: per gabinetto medianico si intende un angolo della stanza dove è in trance lo strumento a effetti fisici. Il gabinetto è chiuso da una tenda che delimita lo spazio dalla terra al soffitto. Le materializzazioni avvengono nel gabinetto. Il primo a idearlo sembra sia stato uno dei più antichi strumenti americani, Jonathan Kuntz, nel 1853. Kuntz costruì una completa stanzetta in legno, ma secondo alcuni autori si tratterebbe di una pratica molto più antica. Alan Putnam, ad esempio, suppose che l'arca dell'alleanza degli antichi ebrei fosse sostanzialmente un gabinetto medianico. Chi scrive seguì per alcuni mesi un cenacolo, presso cui fu destinatario di un apporto molto significativo. Dopo alcuni anni di attività, le guide del cenacolo suggerirono di predisporre un gabinetto medianico in cui avrebbero prodotto imponenti fenomeni fisici. Finora però nel gabinetto non è avvenuto nessuno dei fenomeni annunciati.